Sono quei giorni in cui cucino di tutto e poi non mi va più un cazzo. Ho fatto un'insalata di pollo, magari me la mangio stasera. Ho voglia di grasso e ora facciamo un pesto di pistacchi. Per rendere tutto divertente useremo mortaio e pestello. Si comincia male perché non ho trovato i pistacchi ma solo la granella. Pistacchi comunque non salati, non zuccherati. Cominciamo a fare così. Ah, com'è divertente. Ah, meno male, ho avuto una brillante idea. Una volta che ti sei rotto il cazzo, tiri fuori il mixer, metti tutto qua dentro aggiungendo anche un po' d'olio. Olio e acqua in pari quantità. Frulla, frulla, frulla e otterrai questa cosa. Il pesto ottenuto lo metti in una ciotola. Guardi della mortadella ma non mangiartela. Questo tutorial brutto è dedicato a Stian Fan che mi ha chiesto un pesto serio. Rimarrà molto deluso, ma vabbè. Pasta scolata male. Aggiungi un po' d'acqua di cottura. E continui a mescolare. Mortadella. Poco per volta, la spezzetti, mescoli, poi ne spezzetti dell'altra, bla bla bla. Sui piatti, un'altra fettina di mortadella e pronti! Esattamente quello che volevo mangiare, da stamattina all'alba. Tutto è brutto della pizzetta pane con la mortazza. Ripetiamo l'ovvio ancora una volta, una pizzetta e una pizza non sono lo stesso animale. La pizza la mangi in pizzeria e si fa col forno a legna. La pizzetta è la pizzetta che fai col forno elettrico, che mangi al bar. L'impasto della pizzetta già te l'ho fatto vedere. Prepariamo il pesto. Pistacchi senza sale. Non sarà divertente. 6 anni dopo avrei ottenuto questo che metti nel mixer. Gli diamo una prima tritata. Teniamo questa polvere magica a cui aggiungiamo dell'olio. E di nuovo mixer. Assaggio, aggiungi di sale se serve. E il formaggio, la buccia di limone, le code di pipistrello. Io non ci metto un cazzo, vedi tu. Sopra la pezzetta mettiamo pochissimo olio. In forno a 210 gradi per 25 minuti. Otterrai questa specie di focaccia. Questa cosa un po' triste, ci mettiamo un po' di roba. Mortazza, pesto di pistacchi. E per finire la stracciatella. E di colpo non è più tanto triste. Pronti? Che luci della morte stasera. Mortazza, pesto di pistacchi fatti in casa. Tutto era il brutto, tutto era il brutto. Pistacchi non salati, tostati o non tostati, dipende da quello che hai. Mixer e cominciamo a tritare. Quando teniamo la polvere cominciamo a mettere l'olio. E ora tritiamo ancora, ci sto mangiando. A furia di tritare viene questa pappetta, aggiungiamo il sale, tritiamo di nuovo. Ed eccolo, se lo vuoi più liquido puoi aggiungere o olio o acqua. E andate di lusso e ho trovato una focaccia. Focaccia calda, sopra un po' di pesto, poi aggiungiamo la mortazza. Mortazza. E mettiamo pesto pure sopra, 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 sopra. E ma che figata, cazzo. E pronti. Tagliato a metà come fanno i veri chef. In mezzo. Mamma mia. Spettacolo. Mortazza, pistacchi e stracciatella. Ma si può fare meglio? Tu dici di no? E io dico di sì. E sai con che cosa? Con un barattolo. Se hai tempo, fai i ceci come ti ho insegnato. Altrimenti... Fini tutto nel boccale e ci metti un paio di cucchiai d'olio. Non olio motore, mi raccomando, che sia buono. Braccio della morte. Se non riesci come me, ci metti un pochino d'acqua. Mamma mia, sono dita a mano, faccio primo. Poche cose adesso. Guarda, si stacca pure. Questo mixer è una merda. Dopo aver rotto un bacio della morte, aver usato un altro che fa cagare, alla fine ce l'ho fatta, abbiamo ottenuto questa roba. Bella una volta quando era tutta campagna e le cose funzionavano. È buono, eh? La mortazza. E pronti. Capolavoro. Ma che ve lo dico a fare?